puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. L'avversità rivela il genio, la prosperità lo nasconde. Orazio è vissuto nel 65 avanti Cristo, è un poeta e un satirico romano. L'avversità rivela il genio, mentre la prosperità lo nasconde. Abbiamo anche noi dei proverbi che ci dicono che di necessità nasce virtù. Quindi l'avversità rivela il genio. Quindi le difficoltà, i problemi della vita non sono un male. Anzi, ci danno la capacità di trovare, di inventare qualcosa di interessante, di nuovo. Mentre la prosperità ci lascia indifferenti, ci godiamo questa prosperità e non cerchiamo assolutamente niente, anzi cercheremo e vorremmo che nessuno ci disturbasse di questa condizione di riposo, di ozio o comunque di pace. Ebbene, non c'è niente di male vivere nella prosperità, ma in realtà l'avversità che noi tutti rifuggiamo e cerchiamo di evitare di per sé non è un male, anzi è qualcosa che ci stimolerà a trovare delle soluzioni. E questo pensiero di Orazio, l'avversità rivela il genio, cioè la difficoltà fa venire fuori qualcosa di veramente geniale, fa venire fuori quella persona che è capace di inventare, di trovare una soluzione che in altro modo non avrebbe trovato perché non era costretto dalla necessità. E anche l'Apostolo Giacomo riprende un pensiero simile e dice: considerate una grande gioia, fratelli, quando vi trovate in difficoltà. E può sembrare una contraddizione questo, considerare una grande gioia quando vi trovate nei guai. Considerate una grande gioia quando vi ritrovate in situazioni difficili. Considerate una grande gioia quando vi ritrovate a essere veramente in condizioni precarie. Questo può sembrare una contraddizione, ma in realtà è una realtà che ha una grande verità nascosta dentro, perché è quando siamo in difficoltà, quando la nostra umanità non ne può più, quando noi non ce la facciamo e non ci riusciamo, quando non vediamo la via d'uscita, possiamo gridare al Signore, possiamo chiedere: Signore, aiutami. E trovare nel Signore l'aiuto e la forza necessaria per venire fuori da questa situazione in modo veramente geniale, in modo veramente incredibile, in modo soprannaturale. Difatti questa parola ci richiama e ci dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. E se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. Ecco la sfida. In questo mondo dove noi chiediamo sapienza ai libri, ai computer, a tutte le forme di istruzione che possiamo avere, ma difficilmente chiediamo a Dio sapienza. Difficilmente, di fronte alle difficoltà della vita, ci inchiniamo e chiediamo al Signore un aiuto così concreto e diciamo: Dio, dammi sapienza, dammi intelligenza, fammi capire qual è la strada giusta in questa situazione. Ma quando pieghiamo le nostre ginocchia, quando il nostro cuore si inchina davanti a Dio, è il tempo e il momento per ricevere l'illuminazione del nostro Padre, per ricevere quel suggerimento che sarà poi una soluzione geniale nella situazione della nostra vita. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.